Amici, ma soprattutto gli amici bianconeri, buonasera ragazzi, buonasera. Alla Juventus c'è una politica particolare. Se tu vinci lo scudetto, ti cacciano via. Se tu vinci la Coppa dei Campioni e la Supercoppa Italiana, ti cacciano via. Quindi, vinci. Punizione, vinci punizione. Se il primo anno fai schifo, non vinci un cazzo, continuano a tenerti. Se il secondo anno fai più schifo del primo anno, non vinci un cazzo, addirittura batti tutti i record negativi, non ti qualifichi neanche in Champions, ti continuano a tenere. E ti fanno anche l'applauso, ti fanno anche il plauso. I giocatori, in questo caso il giocatore, si macchia di una cosa purtroppo vergognosa. Gioca a calcio quando è proibito. Perché voi è inutile, continuate a dire ludopatia. Ma io sono ludopatico quando non capisco nulla. Gioco a calcio e mi gioco anche alla mia squadra. Non la faccio la distinzione, non riesco a riflettere. Ma se invece non gioco alla mia squadra, vuol dire che io il cervello ancora ce l'ho lucido. Capite? Quindi, ok, ludopatia, la vogliamo fare vostra come ludopatia? Sbagli, ti puniscono, danno d'immagine. Dobbiamo andare a comprare un altro giocatore a gennaio perché giustamente c'è un buco. La Juventus cosa fa? Ti lascio lo stipendio a pieno regime e non solo, ti fa anche il rinnovo del contratto con forse neanche se non ho capito male, addirittura anche con l'adeguamento. Questa è la nuova società Juventus. Quindi qua c'è da quello che vi ho descritto. Io parlo di fatti, eh? Io parlo di fatti, non mi sto inventando nulla, quindi non mi venite a cagare il cazzo nei commenti che mi sto inventando qualcosa. Non mi sto inventando nulla, mi sto raccontando i fatti. Vinci fuori, vinci fuori. Scorrettezze dentro, idem Pogba, perché Pogba ne ha fatto due di scorrettezze. L'operation che non si è fidato della chiamata della società, dei medici. Ha preferito il guru, figuratevi. Niente, continuiamo. Quindi ora Pogba non so se sarà squalificato, ma questo resterà sempre alla Juventus. Questa, ripeto, è la società. Ora io non è che voglio parlare contro, voglio essere sempre, ma tu ci vai sempre contro, ma secondo voi è giusto una cosa del genere? Dobbiamo noi pensare che Fagioli abbia una cosa irreparabile, cioè addirittura anche il rinnovo del contratto? Secondo voi è una cosa giusta? Ma allora scusate, le punizioni a cosa servono? Ok, gli stiamo mandando già, è una cosa molto molto già. Come si può dire che dovrebbe baciare i piedi per terra che ci stanno mandando lo stipendio? Ma addirittura gli rinnovano il contratto? Ma io non lo so. Ripeto, questa è la nuova società Juventus. Mi dispiace, io non sono d'accordo. Sono un padre di famiglia. Sono un padre di famiglia. Sono un padre di famiglia, attenzione. Ma mi sembra che lo stanno mantenendo con lo stesso stipendio. Già questo sia sufficiente come diciamo aiuto al ragazzo. Vuoi anche un applauso, vuoi anche una standing ovation, non lo so. Ripeto, sono situazioni che purtroppo mi portano a pensare che questa società è una società che non ragiona più con la testa. Non ragiona con la testa, perdonatemi. Da quando c'è Allegri, questa società non ragiona più con la testa. Non ragiona più con la testa. Perché, e anche prima, perché Pirlo, Sarri, vergognoso.
Vabbè, comunque. Ognuno si prende le proprie responsabilità. Hanno fatto questa scelta, non la condivido, la rispetto, ma non la condivido. Per il resto, nulla di nuovo, nulla di nuovo. Ma si ci ingazzate fino alla fine, sempre allegri a otto.